se posso aggiungere chiaramente. Possiamo alla volta, per esempio, andare a scrivere qualche relazione molto semplice che ci dia un'idea appunto delle prestazioni principali di questi impianti. E con, diciamo, almeno dal punto di vista formale della struttura di queste relazioni, alcune semplificazioni rispetto a quanto abbiamo fatto con il ciclo giallo, che adesso andremo a vedere. Per esempio, il lavoro utile sarà ancora una volta pari al lavoro di espansione, chiamiamo L con T, quello che si ottiene nella turbina a vapore vera e propria, meno quello che si spende per la compressione nella turbina. Okay. E quindi possiamo scrivere H con 3 meno H con 4 meno H con 2 meno H con 1. Qui possiamo fare subito una precisazione dal punto di vista quantitativo, come vi dicevo, cioè del peso di L con T rispetto a L con T. Dicevamo, per la grande differenza che c'è sul valore del volume specifico dell'acqua, o in questo caso del vapore surriscaldato che va ad espandere in turbina, quindi considerando la differenza appunto H3 meno H4 che abbiamo a disposizione, e per questo termine, diciamo, è molto piccolo, insomma, se questo valesse 100, in generale quello vale meno di 1, così per darvi un'idea vale 0,5, 0,4, 0,6 come ordine di grandezza. Se H3 meno H4 valesse 100 kJ al chilogrammo, 100 unità in questo caso, mantenendo le stesse unità, H2 meno H1 avrebbe valore meno di 1. Quindi questo, come vi dicevo, significa che molte volte, diciamo, questa è conseguenza del fatto che molte volte, diciamo, si può confondere il, come vi dicevo, questo a me mi è servito a scopo didattico fare questo segmento, ma in realtà, considerando poi la distanza che c'è tra il primo e il 2, questo punto 2 dovrebbe stare quasi praticamente a ridosso del punto 1, tant'è che molte volte, diciamo, questo ciclo si disegna appunto con un punto 2 coincidente col punto 1 in pratica, e quindi, diciamo, la trasformazione sarebbe questa, e 1 che coincide con il 2, e, diciamo, si trascura volendo, se uno dipende da quello che deve fare, chiaramente se deve fare dei calcoli piuttosto precisi, chiaramente va tenuto in conto questa spesa. Ma nella maggior parte delle volte si può, con buona approssimazione, ripeto, l'errore che si commette è dello 0,5%, ovviamente lo si può trascurare. Il rendimento, ancora una volta, possiamo vedere come il lavoro utile su tutta la quantità di calore fornito, e quindi sarà a rigore questo numeratore, esattamente questo che avevamo scritto prima, e denominatore è tutto il calore fornito, quindi, diciamo, dove Q con 1 possiamo vedere come somma di questi tre contributi,
quindi e questo sarebbe il rendimento nella espressione precisa, espressione rigorosa, ok, con con l'approssimazione che molto spesso si fa, come abbiamo detto, possiamo anche scrivere molto semplicemente H3-H4, quindi trascurando questo, H1 coincide con H2, quindi H3-H1. Diciamo in forma approssimata, e molto spesso per calcoli di prima approssimazione sono, è sufficiente questa forma, l'errore che si commette, come abbiamo detto, è meno dell'1%. Tutto questo si vede abbastanza bene se è utile questo particolarmente per quando andiamo a che fare con il motore, questa stessa rappresentazione è abbastanza utile farla anche sul piano HS. Che più o meno è di questo tipo, le tendenze sono un po' sbagliate. Ok, e appunto si vede chiaramente le differenze che qui sul piano PS, diciamo, le trasformazioni, passaggi di stato sono evidentemente isotermiche, quindi a pressione e temperatura costante, e chiaramente non sarà costante l'entalpia, cioè insomma, H2 secondo meno H2 primo rappresenta proprio quello che abbiamo scritto qua, questo rappresenta quel Q1 secondo che abbiamo detto noi prima, e quindi chiaramente se noi forniamo questo Q1 secondo, qualcosa deve succedere, insomma la pressione non cambia, la temperatura non cambia, ma l'entalpia cambierà evidentemente, se no che fine fa questa energia termica che abbiamo fornito, e così questo che diciamo H4 meno H1
rappresenta quel calore che abbiamo sottratto in, nel condensatore. Okay. E quindi diciamo in questo caso la rappresentazione risulta molto molto forte. Allora adesso andiamo ancora una ventina di minuti tranquillamente per incominciare a fare un po' di considerazioni su queste nostre presentazioni, in particolare sul, sul rendimento del nostro sito. Chiaramente, come vi dicevo, formalmente, dal punto di vista della scrittura, non ci avventuriamo insomma, a trasformare queste relazioni in qualcos'altro, così come abbiamo fatto per il ciclo giallo, perché chiaramente in queste condizioni insomma, bisogna necessariamente riferirsi ai valori delle entalpie che abbiamo già scritto in questa forma, in quanto chiaramente non valgono tutte le equazioni che abbiamo usato per l'equazione della trasformazione, per la compressione, per l'espansione. Anche chiaramente nei passaggi di stato non è che possiamo dire che il delta H è uguale a C con P delta T, insomma, no, evidentemente, come ben sapete, quindi sono tutte espressioni che dobbiamo lasciare così com'è, e quindi diciamo questo era un po' come vi accennavo dal punto di vista formale della scrittura di queste relazioni. È una sorta di semplificazione perché non c'è molto da ragionare, voglio fare questo calcolo, devo in qualche modo stimare, non so, prendo il diagramma di Mollier proprio a voler essere antichi, vado a vedere sul diagramma di Mollier come note le varie pressioni e temperature eccetera, a cui corrispondono queste, queste grandezze. Chiaramente oggi ci sono i software, ma insomma devo necessariamente passare. Questa è la partenza, poi devo soltanto andarci a mettere i numeri giusti, non c'è molto da discutere, da trasformare in queste relazioni. Ok, e approfittiamo, ripeto, della mattinata per iniziare a discutere un attimo quali sono i fattori che influenzano questo rendimento. Facciamo alcune considerazioni importanti. Chiaramente possiamo prendere come nostro riferimento diciamo sempre quell'insegnamento che ci deriva da Carnot, ovvero che qualunque sia la forma del ciclo che prendiamo in considerazione, il rendimento cresce al crescere della distanza fra le temperature medie di adduzione e di sottrazione del calore. In questo specifico tipo di ciclo siamo un attimo facilitati nel guardare e quindi giudicare la cosa da questo punto di vista, perché per esempio la temperatura di sottrazione del calore, che appunto in generale diciamo temperatura media, in realtà qui non c'è bisogno di definire nessuna media perché c'è una costante di suo, è questa, ok? Quindi la temperatura media in pratica di sottrazione del calore è
coincide con la temperatura di saturazione del vapore a quella pressione, e quindi diciamo tutto, insomma, il valore numerico qui di questa isoterma dipende dalla pressione alla quale avviene questa fase di condensazione. E, da una parte. Dall'altra, la temperatura media di somministrazione del calore, chiaramente qui sì, bisognerebbe fare una media, come vedete solo un pezzetto relativa all'evaporazione è a temperatura costante, è questo qui, è il nostro Q1 primo, questo si vedono abbastanza bene in questo modo. Ok, oh, e dicevamo soltanto un pezzetto è a temperatura costante, e quindi è chiaro che si può fare un discorso di temperatura media di somministrazione del calore. E quindi diciamo l'insegnamento di Carnot è che in pratica la distanza fra questa è costante, è una temperatura media che andremo a calcolare in base ai pesi, e i pesi è il calore, il T delta S è il calore trasferito al fluido, diciamo insomma, verrà fuori una temperatura media dove potrà stare qua, insomma, ci siamo capiti, di somministrazione del calore, la quale evidentemente, quindi come faccio a distanziare queste due temperature? Se guardiamo quella di somministrazione, è la prima cosa che viene fuori, che notiamo, è che per esempio questa media trasla verso l'alto, mano a mano che questo punto 2' lo facciamo traslare verso il punto critico, cioè il punto dove il liquido passa al surriscaldato direttamente, senza prima le condizioni di vapore umido. Okay. E quindi mano a mano che questo punto 2' sale sulla curva lente. Questo che significa? Significa che faccio avvenire, vedete, l'evaporazione a temperature sempre più elevate. Perché temperature sempre più elevate? Evidentemente perché ho aumentato la pressione a cui fare avvenire questo passaggio di fase. E quindi praticamente dipende dal valore della pressione all'uscita dalla pompa. Innalzando quella pressione io andrò a spostare, praticamente faccio traslare questo punto 2' su questa curva, e quindi questo chiaramente significherà che per farlo arrivare in condizioni di evaporazione dovrò fornire più calore, questo Q1' aumenta, cambierà evidentemente, come vedete, la quantità di calore che devo fornire per farlo evaporare, ok? E alla fine, per esempio, prendiamo questo come riferimento, posso surriscaldare fino a un certo punto 3. Diciamo che anche sulla temperatura T con 3 possiamo dire in linea del tutto generale, anche questa, che chiaramente quanto più la portiamo in alto, per esempio diciamo
quest'altro punto come inizio espansione, è chiaro, rispetto al disegno originale, il primo che abbiamo fatto, lasciando invariata per il momento la temperatura di sottrazione sulla quale dovremmo fare delle importanti considerazioni, come vedete, penso, se non è chiaro me lo dite, quest'altro ciclo che abbiamo disegnato, non ci ho neanche messo i numeretti, con l'espansione che seguirebbe più o meno questo andamento qua, ok? È chiaro che in questo secondo caso tutto il calore è stato ceduto a temperature più alte, sia Q1 primo, sia Q2 secondo, sia Q1 terzo sono stati ceduti a temperature più alte, quindi posso aspettare che la temperatura media di somministrazione del calore sia salita, ok? A vantaggio quindi del rendimento del ciclo, sempre diciamo l'insegnamento di Carnot è quello di allontanare diciamo il più possibile questa temperatura media di adduzione del calore e la temperatura media di sottrazione. Okay. Quindi questo significa che, ripeto, ne parliamo fra un attimo, imposte delle condizioni allo scarico, alla turbina, è chiaro che pressioni sostanzialmente e temperature, in pratica temperatura massima del ciclo, influenzano il rendimento. In che modo? In modo del tutto palese, ovvero in maniera direttamente proporzionale al crescere di pressioni e temperature a parità di altri parametri del ciclo. In pratica facciamo crescere la temperatura media di adduzione del calore e quindi con essa il rendimento del nostro ciclo ideale. Okay. Due considerazioni importanti che possiamo cominciare a fare subito, proprio per esempio sulla T con 3, sulla temperatura massima del ciclo. Perché? Che cosa c'è da sottolineare? C'è da sottolineare che queste temperature, appunto, sono dal punto di vista tecnologico, della tecnologia dei materiali, fortemente limitate, sono decisamente più basse rispetto alle temperature massime di cui abbiamo parlato fino a pochi giorni fa, raggiungibili volendo, come abbiamo detto, volendo, per quanto riguarda le turbine a gas, volendo ottenere elevatissime prestazioni, volendo investire sulla tecnologia dei componenti. Abbiamo detto che le turbine a gas di oggi hanno temperature massime di ciclo che raggiungono, a qualche caso superano i 1500 gradi centigradi, ma in ogni caso diciamo queste sono, abbiamo detto più volte, sono realizzazioni di punta. Esistono macchine meno sofisticate, meno grandi, con scelte diverse da parte dei progettisti, ma diciamo che oggi è difficile, a meno di non parlare delle micro turbine a gas, ma negli impianti diciamo di una certa dimensione per la produzione di energia elettrica, per esempio, è difficile che quella temperatura sia inferiore ai 1000 gradi centigradi. Per quanto riguarda questi impianti, invece, questa temperatura
è notevolmente più bassa di questa, perché di questi valori, di questi livelli, diciamo, nelle condizioni migliori, diciamo, più esasperate, ecco, per meglio dire, in cui oggi, diciamo, si vogliono sfruttare al massimo le prestazioni di questo impianto, sfioriamo, cioè, i 600 gradi centigradi. Sono frequenti impianti dove questa temperatura oscilla fra i 500 e i 550, diciamo 550 è già considerato un ottimo valore per la maggior parte degli impianti motore con turbina a vapore. L'avevamo già accennato e quindi penso che avete già intuito il motivo di questa differenza. Il motivo sostanzialmente sta in quella differenza fra, abbiamo fatto cenno anche prima, fra la combustione interna e la combustione esterna. Il problema sta nel fatto che, come abbiamo detto prima, qui inevitabilmente dobbiamo ricorrere alla combustione esterna, il che significa che questo vapore, come abbiamo detto, raggiunge queste temperature grazie allo scambio termico fra i prodotti della combustione, che hanno raggiunto le loro temperature di alcune migliaia di gradi centigradi e che devono cedere questo calore all'acqua, al vapore saturo o al vapore surriscaldato, grazie allo scambio termico attraverso una parete, nel senso che avremo tipicamente dei immaginate così che cosa c'è in questo rettangolo, magari nel pomeriggio vediamo qualche diapositiva, ma in questo momento è meglio non evitare, per evitare confusioni, semplicemente ritorniamo un attimo alla visione molto schematica, in cui immaginate, diciamo, in piccolo quello che poi vedremo in realtà è il componente più grande di tutto l'impianto, quello che condiziona fortemente proprio quel impegno di spazio necessario per realizzare un impianto del genere e che di qualche ordine di grandezza superiore rispetto al caso della turbina a gas che a circuito aperto che abbiamo studiato di recente. Dicevo, immaginate in piccolo semplicemente, insomma, come può essere fatto questo scambio termico. Tipicamente ci sarà, immaginate, un tubo, ripeto, singolo, e poi lo moltiplicate per n, con n molto grande, immaginate un tubo all'interno del quale passa l'acqua in pressione inviata dalla pompa e questo tubo si trova in una sorta di grosso contenitore, immaginate quindi una scatola, dove al centro per esempio c'è questo tubo all'interno del quale passa l'acqua, okay, che deve, per esempio, è uscita dalla pompa e deve raggiungere le condizioni di saturazione, e intorno qui ci sono i prodotti di quella reazione di combustione, prodotti, che ne so, a 1500, 1600, 1400 gradi centigradi. Questo è un tubo di metallo e quindi c'è uno scambio termico, diciamo, dove il coefficiente globale di scambio termico dipende dal, sarà, come sapete, come ricordate, devo mettere in serie le resistenze che incontro, devo fare lo scambio fra, quindi sostanzialmente convettivo fra il gas caldo e la parete esterna del fluido. Poi ci sarà un minimo di conduzione fra parete esterna e parete interna del tubo, okay? E poi ci sarà l'ulteriore scambio convettivo fra la parete interna e l'acqua che sta all'interno del tubo, okay? E mettendo insieme questi tre meccanismi
se ricordate un po' la stessa cosa, avete in pratica il coefficiente di scambio termico globale, ok? E in questo modo praticamente l'acqua, per esempio, se questo è questa prima parte qui, diciamo la schematizzazione di questo primo pezzetto qui, quindi l'acqua entra alla temperatura T con 2 ed esce alla temperatura T2 prima. Poi ci sarà qualcosa di analogo dove diciamo nel tubo non ci sarà acqua in fase liquida, ma ci sarà vapore saturo, ok? Che deve arrivare da vapore saturo liquido a vapore saturo secco, e quindi sempre allo stesso modo, quindi la sua temperatura rimarrà costante evidentemente durante l'evaporazione, e quindi qui avremo T2 secondo uguale a T2 primo. D'accordo? Però il fluido sarà passato da liquido saturo a vapore saturo secco. D'accordo? Infine, l'ultimo passaggio, quindi, dove qui in pratica avremo questo vapore secco che diventa sempre più surriscaldato e lascerà quindi lo scambiatore nelle condizioni 3. Questo chiaramente rappresenta proprio le condizioni più critiche, più difficili per lo scambio, perché appunto in questo caso diciamo abbiamo diciamo uno scambio fra due fluidi che possiamo dire quasi due gas, insomma il gas vero e proprio prodotto dalla combustione, e questo vapore in realtà non è un gas, è un vapore surriscaldato, ma ha un comportamento, come abbiamo detto, in questa zona delle camere di Mollier ha un comportamento molto simile a quello di un gas, ha un coefficiente di scambio con la parete non particolarmente elevato, e quindi questo significa che mentre invece diciamo la resistenza del metallo è molto bassa, quasi trascurabile, questo quindi significa che la temperatura della parete di quel tubo dello scambiatore praticamente si avvicina pericolosamente sempre più alla temperatura del gas caldo, del gas che è qui all'esterno. E chiaramente questo ha un limite, nel senso che questo tubo incomincia con i materiali ritenuti diciamo idonei a questa operazione, ha un limite insomma con questa temperatura oltre il quale incomincia a dare problemi di resistenza termomeccanica, e quindi per questo motivo il tutto deve essere limitato affinché questa temperatura T con 3, che io sappia insomma ancora oggi, non supera i 600 gradi centigradi, onde evitare questo fenomeno che si chiama dell'arrostimento dei tubi, si chiama proprio così, proprio perché diciamo, riceve questo calore il tubo dal fluido caldo e lo trasferisce per quanto può al fluido freddo. Se la temperatura del cosiddetto fluido freddo sale, praticamente questo significa che la temperatura del metallo salirebbe proporzionalmente, e quindi potrebbe raggiungere questa soglia critica che porta a questo fenomeno conosciuto con il nome abbastanza evocativo che abbiamo detto prima di arrostimento del metallo. E quindi in questo modo, quindi per questo motivo, questa temperatura T con 3 è tecnologicamente limitata, abbiamo detto 300 gradi centigradi in alcune applicazioni di punta,
moltissime centrali, la grande maggioranza delle centrali vede una T con 3 diciamo compresa tra i 500 e i 550 centigradi, okay. Che come vedete sono tranquillamente la metà del valore delle temperature massime di una media turbina a gas, sono un terzo della temperatura massima di una turbina a gas avanzata, insomma, e quindi questo limita la temperatura media di adduzione del calore e quindi diciamo in qualche modo va a mettere un freno al rendimento ottenibile dal ciclo. Il problema sta nella combustione esterna, okay. Però il vantaggio poi di avere elevati valori del lavoro specifico raccolto in turbina grazie al calore specifico del vapore è quello che insomma poi compensa questa cosa, e soprattutto appunto combustione esterna quindi termodinamicamente ha questo limite, ma dal punto di vista pratico ha diversi vantaggi e consente appunto di, ricordate quello che abbiamo detto per riflesso parlando degli impianti a combustione interna tipo le turbine a gas a circuito aperto, che quelle appunto, siccome il fluido che va ad espandere in turbina ha preso parte direttamente lui alla reazione di combustione, è chiaro che questi prodotti della combustione che entrano in turbina non devono presentare particolarmente scorie, particelle solide in quantità elevate, perché andrebbero a danneggiare le pale della turbina. E chiaramente con la combustione esterna questo problema non c'è, e quindi diciamo il combustibile di partenza può essere anche poco raffinato, e in particolare diciamo quando in molti paesi è ancora molto impiegato, se come combustibile si volesse adoperare del carbone, perché quello è disponibile nel paese, è chiaro che dalla combustione del carbone diciamo sarebbe non impossibile ma quasi insomma avere un impianto a combustione interna, cioè prendere i prodotti della combustione del carbone e farli espanderli, mandarli direttamente ad espandere in una turbina appunto a gas. Cioè se io faccio la combustione esterna, produco calore, posso produrre tutte le particelle e queste poi verranno con buona pace per l'ambiente, insomma verranno inviate fuori, ma non vanno ad incidere sulle pale della turbina. E l'altra cosa fondamentale da dire tutto ciò è che chiaramente se volessi, abbiamo detto che non ne parliamo, però giusto questa considerazione mi sembra doverosa, è chiaro che se volessi ricorrere al nucleare come fonte primaria, è chiaro che ancora una volta diciamo avere questo intermediario che è come fra il fluido caldo e il fluido di lavoro vero e proprio è una condizione evidentemente indispensabile nel caso degli impianti nucleari. Diciamo tutte queste considerazioni per giustificare, cioè, oggi insomma nel mondo esistono ancora moltissimi impianti con turbine a vapore, pur avendo insomma dei limiti dal punto di vista termodinamico, dei grossi limiti, però sto guardando l'orologio, ne parliamo più tardi, dei grossi limiti per quanto riguarda le dimensioni dell'impianto, la complicazione dell'impianto e tutta una serie di componentistica, di logistica assolutamente più impegnativa che un impianto del genere rispetto a uno con turbina a gas
a circuito aperto può comportare. Nonostante tutti questi limiti, appunto, per utilizzare fonti primarie di energia diverse dal gas naturale, che è il combustibile per elezione delle turbine a gas, o altri liquidi comunque abbastanza raffinati, in quel caso appunto l'impianto a vapore rappresenta una